cinema, in arrivo nelle sale dopo essere stato presentato in prima mondiale a Los Angeles, il film del regista torinese Louis Nero Rasputin. È stato girato tra Torino, San Pietroburgo e Villa Remmert di Cirie. Il film sulla controversa figura del monaco alla corte dei Romanov esce anche all'estero in 10 paesi. Un uomo come un enigma, un santo o un demonio, personaggio misterioso, Rasputin nella Russia di inizio Novecento, il monaco contadino che fu il più fidato consigliere dell'ultimo zar Nicola II e della zarina Alessandra. Il quarto film del regista torinese Louis Nero, in uscita nelle sale dopo un'anteprima mondiale al Festival di Los Angeles. Opera molto ambiziosa su una figura enigmatica e sfuggente, l'ascesa e la fine violenta, misteriosa di Rasputin, la sua influenza ipnotica alla corte dei Romanov, mistico, guaritore, occultista, personaggio ambiguo e controverso, inquietante, amato dal popolo, odiato dai cortigiani, personaggio positivo e attuale, Rasputin, per il regista Louis Nero. In realtà non è il personaggio descritto dalla storia, quindi un personaggio malvagio, nero, riemerge come un personaggio non capito dal suo stesso periodo e soprattutto con sfaccettature che direi più verso la santità che verso la demonizzazione. Credo che oggi qualunque uomo possa essere considerato Rasputin per il semplice fatto che Rasputin era un uomo che cercava la verità, quindi era un uomo che tramite la ricerca, nel suo caso era una ricerca fisica, cercava di perfezionarsi e di migliorarsi. Rasputin è stato girato a Torino, San Pietroburgo e in gran parte a Villa Remmert di Cirie, tra i saloni e angoli suggestivi di questa dimora patrizia che il sindaco della città Francesco Brizio ha messo a disposizione del regista. Rasputin esce in 30 copie in Italia e all'estero in 10 paesi. No, grazie.